Una buona giornata, buon lunedì e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con le conseguenze indirette del conflitto in Ucraina che si hanno anche di riflesso nella nostra regione. I consumatori infatti assalgono i supermercati per far scorta di prodotti di prima necessità, in particolare scarseggiano farina e olio di girasole. E riguardo quest'ultimo è a rischio la produzione per il prossimo anno e il MISE ha indicato ai supermercati misure temporanee eccezionali. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Supermercati presi d'assalto dai consumatori e gli scaffali, in particolare quelli della farina e dell'olio, sono vuoti. Come accadde durante il primo lockdown da Covid, l'incertezza dovuta alla guerra in Ucraina ha spinto molte persone a fare scorta di beni di prima necessità, soprattutto oggi, giornata in cui gli autotrasportatori avevano annunciato lo sciopero a causa del caro benzina. Le importazioni di grano dell'Unione Europea provengono per il 20% dall'Ucraina. Un chilo di farina non ho trovato niente, se arriva la guerra siamo finiti. E ora come fa? E ora come faccio? Mi attrezzo con la farina di Gran Turco se trovo. In realtà la farina non manca. La difficoltà dei supermercati è piuttosto quella di far fronte all'improvviso aumento della domanda. Come ci spiega il direttore commerciale marketing di Conad Adriatico, azienda che in Abruzzo ha 145 punti vendita. La scorsa settimana, ad esempio, anziché vendere come sempre mediamente 5.000 cartoni di farina, ne abbiamo venduti 15.000. È per forza che poi finiscono, perché non si riesce a ripristinare le scorte, né i fornitori sono così abituati a dare il triplo e a produrre il triplo della merce. Occorre che si organizzino per farlo. Quindi la carenza di prodotto non c'è. La carenza piuttosto riguarda l'olio di girasole, importato per circa il 75% dall'Ucraina. Quest'olio ha recentemente rimpiazzato quello di palma e viene utilizzato in molti prodotti, dalle verdure sott'olio ai dolciumi. Il girasole viene piantato tra marzo e aprile e raccolto tra giugno e luglio. La guerra ora ne mette a rischio la produzione. Se la guerra non si ferma immediatamente, l'olio di girasole non ci sarà fino al raccolto del 2023, quindi non avremo olio di girasole. E l'olio di girasole in Italia è usato tal quale, da ristoranti, dall'industria, viene usato come ingrediente perché le verdure sott'olio, le salse, le maionesi si fanno con grandi quantità di olio di girasole. Per questo molti supermercati stanno razionando le vendite. Sono stati esposti i cartelli in cui si spiega che l'acquisto di questo prodotto è limitato. Ogni cliente può portare via massimo due bottiglie e a mezzogiorno è l'olio di girasole già completamente esaurito. Per questo ai supermercati è giunta una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico che il TG6 vi mostra in esclusiva. Secondo le indicazioni del Dicastero, per i prodotti dove sulla confezione è indicato l'utilizzo di olio di girasole, dovrà essere aggiunto un adesivo dove si avvisa della sostituzione di questo ingrediente, che probabilmente sarà rimpiazzato con l'olio di colza. E la Caritas di Teramo ha accolto i primi profughi ucraini giunti in città. Al loro arrivo, queste famiglie hanno trovato beni di prima necessità e alloggi confortevoli. Ad accoglierli il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, e il vescovo Lorenzo Leuzzi. Alle donne sono state donate rose bianche e ai bambini tantissimi giocattoli. Tania Bonici Castelli. Rose bianche, giocattoli, vestiti caldi, ma soprattutto alloggi e tanto affetto. Sono state accolte così le prime famiglie ucraine arrivate a Teramo ed invitate nella sede della Caritas cittadina. Presenti il sindaco Gianguido D'Alberto e il vescovo Lorenzo Leuzzi. Un'accoglienza che si estenderà ad altri profughi di guerra che si annunciano numerosi sull'intero territorio provinciale. Il prefetto di Teramo, Massimo Zanni, insieme ai comuni e all'ASL, sta infatti coordinando le azioni umanitarie. La diocesi di Teramo Atri si è trovata coinvolta perché alcune donne che lavorano come assistenti familiari sul territorio ci hanno chiesto una mano per far venire i propri parenti e quindi ci siamo trovati sin dall'inizio in una situazione che comunque non era strutturata ancora sul territorio, ma sul territorio italiano, no? Quindi sono stati i primi a venire via subito quando il 24 mattina ci sono stati i primi bombardamenti. Quante famiglie avete ospitato? E noi abbiamo
sosteniamo 4 nuclei familiari qui sul territorio per un totale di 11 persone in questo momento. Cercheremo, appunto hanno fatto il tampone, la quarantena, la dichiarazione di presenza in questura, abbiamo inserito i bambini a scuola, stiamo cercando di coinvolgere le donne nelle nostre attività che abbiamo in maniera tale che possono anche cominciare a parlare l'italiano, una ragazza sarà inserita presto all'università e poi parteciperanno anche ai corsi del CPA per l'insegnamento della lingua italiana. Ma voi dove li avete alloggiati? 2 nuclei familiari sono di appoggio alle proprie famiglie, quindi ai propri parenti, e 2 si trovano temporaneamente alla pensione Zaraca, però stiamo cercando degli alloggi anche perché la Caritas sin dall'inizio ha chiesto, ha raccolto fondi per le Caritas impegnate direttamente, la Caritas Ucraina, le 2 Caritas Ucraine e le Caritas di Polonia, Moldavia e Romania che si trovano per l'accoglienza dei profughi, e poi ha raccolto la disponibilità di case e famiglie che si aprono appunto ad ospitare i profughi, per cui li sistemeremo in queste situazioni che sono state proposte. E intanto lavora a pieno ritmo anche la mensa della Caritas diocesana di Teramo, dove vengono preparati e distribuiti giornalmente decine di pasti caldi, ed è impressionante il numero di cittadini teramani che spontaneamente salgono le scale della diocesi per offrire la loro disponibilità ad ospitare i rifugiati ucraini nelle proprie abitazioni. Cambiamo argomento, adesso parliamo di viabilità, perché da oggi sarà possibile entrare in sicurezza al casello autostradale Bussi Pescara grazie alla rotatoria inaugurata questa mattina lungo la strada statale. In quel tratto di strada, ricordiamo, non era consentito entrare in autostrada se si viaggiava in direzione Chieti Pescara e sono stati molti gli incidenti degli automobilisti che tentavano manovre azzardate. Selenia Secondi. È stata inaugurata oggi la rotatoria realizzata proprio per consentire l'innesto autostradale Bussi-Pescara. I lavori sono stati realizzati dall'ANAS in tempi celeri, ma soprattutto si è scongiurato il pericolo della svolta a sinistra che una volta era vietata ma comunque veniva fatta da molti automobilisti. Sì, io devo innanzitutto ringraziare appunto il prefetto di Pescara che ha saputo mediare tra tutti gli attori istituzionali. Quando più di un anno fa oramai su mia richiesta si sono iniziati a convocare i tavoli in prefettura, abbiamo finalmente trovato l'accordo tra il gestore dell'autostrada e ANAS per realizzare uno svincolo in sicurezza. È inutile far finta di quello che succedeva, di fatto avveniva una svolta pericolosissima a sinistra che era vietata da automobilisti ma anche da camion, quindi c'era un pericolo della sicurezza, delle volte anche ignorato. C'era un grido di allarme e di stupore da parte dei cittadini e per una volta la politica ha realizzato ciò che ha detto, quindi ci troviamo su un'opera che di per sé è banale come una rotonda, ma una rotonda che si è pensata e si è realizzata in pochi mesi, che di fatto ha consentito a tutti gli automobilisti che provengono dalla Valle Peligna, dalla città dell'Aquila e dalle aree interne di fare una svolta in sicurezza e di accorciare anche i tempi di percorrenza, perché non bisogna passare più all'interno dei comuni per andare a Pescara, ma si può fruire direttamente dello svincolo autostradale di Bussi Popoli. E si diceva anche un'opera realizzata in tempi brevi, tutto sommato. Beh, un'opera che è stata chiusa nel tavolo di mediazione ad agosto, a fine anno sono partiti i lavori e oggi siamo nel mese di marzo realizzata. È un'opera vera, oggi stiamo celebrando la fine lavori di questa opera che da domani consentirà a tutti gli automobilisti abruzzesi di fare una svolta in sicurezza e di decongestionare anche del traffico pesante i comuni a valle dello svincolo autostradale come Torre dei Passi. Quindi una buona politica che per una volta dà una risposta in tempi celeri. Lavori realizzati dall'ANAS? I lavori sono stati realizzati da ANAS che si è fatto parte attiva in questo lavoro di mediazione. Poi vedremo di chi saranno le competenze vere, ma devo ringraziare sicuramente ANAS perché in pochi mesi ha realizzato uno svincolo autostradale con questa rotonda in netta sicurezza. Questa rotonda risolve il problema della viabilità locale per l'utilizzo dell'autostrada e quindi dei nostri cittadini verso la provincia. È stata un'opera fondamentale e incisivo il lavoro del prefetto, il quale ha messo da subito in chiaro la tempistica e la modalità dello svolgimento di questa rotonda al fine di farci ritornare ad usufruire dei nostri servizi. Nuovi parcheggi a pagamento a Pescara nelle zone del centro e di Porta Nuova. Le associazioni di categoria protestano. Noi abbiamo ascoltato l'amministratore unico di Pescara Multiservice, Benedetto Gasbarro, al microfono di Paolo Rinzetti.
A breve a Pescara ci saranno nuovi parcheggi a pagamento in diverse zone della città. Questa decisione che ha un po' scontentato le associazioni di categoria, insomma, qual è la vostra risposta? Ma noi come società stiamo dando seguito a quella che è una delibera prima seguita da un'ordinanza della scorsa settimana. Ci stiamo attrezzando per rendere queste aree diciamo strada facendo, un work in progress, perché noi già da questa mattina abbiamo iniziato le operazioni per la segnaletica orizzontale e verticale in via Ostuni, il parcheggio dietro la prefettura, e man mano continueremo. La prossima successivamente si passerà in via Spiga e già possiamo annunciare che dal prossimo fine settimana anche l'area di risulta, quindi parliamo di tutti i posti delle aree di risulta, sia il venerdì che il sabato saranno a pagamento fino alle 2 di notte e la domenica anche ci sarà il pagamento. Ci saranno delle agevolazioni, sono previsti prezzi speciali per alcune categorie e per alcuni giorni? Sì, in sede di stesura di delibera, come mi risulta, l'assessorato ha promosso anche dei tavoli sindacali, tant'è vero che anche qui in via Ostuni ci saranno dei parcheggi, degli abbonamenti riservati ai lavoratori, ad esempio con un costo di 20 euro mensili. E per quanto riguarda diciamo poi le agevolazioni, riguarderanno anche le auto elettriche, che saranno completamente, la sosta sarà completamente gratuita, mentre per le auto ibride ci sarà uno sconto del 50% su quello che è il costo dell'abbonamento nelle varie aree, oppure per tutte l'abbonamento completo su tutta la città, che attualmente ha un costo di 54 euro mensili, per le auto ibride è ridotto al 50%. Inutile sottolineare che più parcheggi a pagamento per le casse comunali significano più incassi. Beh sì, adesso anche questo è in fase di determinazione, quello che può essere la quota aggiuntiva che scaturirà da questi nuovi posti auto a pagamento. Noi come società da sempre corrispondiamo al comune annualmente insomma, un bel canone, e sicuramente adesso anche in previsione dell'area di risulta, che anche per il 2022 rimarrà diciamo nella nostra disponibilità, e di conseguenza sicuramente sarà anche questo un prossimo step per definire bene il canone da corrispondere al comune. L'ARAP dell'Abruzzo si unisce al Consorzio Internazionale per lo Sviluppo di Energie Rinnovabili, di Desert Energy, come partner associato per una cooperazione sulla realizzazione del primo treno a idrogeno in Italia, per contribuire a rendere la regione il primo hub per l'idrogeno nel nostro paese. L'accordo, sottoscritto in occasione della nuova missione della regione dal 14 al 16 maggio nell'ambito di Expo 2020 Dubai, prevede il trasferimento di tecnologie e l'attrazione di investimenti privati per la produzione dell'idrogeno verde e più in generale sul fronte delle energie rinnovabili, nella direzione della transizione energetica centrale nelle strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'accordo tra ARAP e Desert Energy è stato illustrato in una conferenza stampa questa mattina, a cui hanno partecipato insieme a Mattes Yom il direttore generale di ARAP Antonio Morgante, il responsabile dell'ufficio Europa Romeo Ciammaichella, Alberto Amoroso, CEO dell'azienda ferroviaria Sangritana, e Maurizio Cociancic, amministratore delegato di Adriafer. L'Abruzzo è stato individuato dal governo italiano come hub per l'idrogeno, ha spiegato Morgante. Come ARAP abbiamo due compiti: il dovere di conservare l'occupazione attuale, di guardare avanti e crearne nuovi. Questo deve passare attraverso le nuove tecnologie che riguardano l'energia, soprattutto in questo momento storico. L'ARAP ha la funzione di fornire servizi alle imprese, e guardando avanti ci sono anche i servizi innovativi come la produzione di energia rinnovabile, tra cui inseriamo l'idrogeno. Avere al nostro fianco partner industriali di questa importanza come Desert Energy ci consentirà di comprendere trend internazionali e strutturare accordi di natura industriale. E sulla rete delle cure palliative domiciliari nell'ASL di Pescara, i consiglieri regionali del Partito Democratico criticano l'organizzazione e imputano mancati servizi nonostante i fondi erogati. Il rapporto Agenas ci dice che la regione Abruzzo è molto indietro per quanto riguarda le cure palliative domiciliari.
Tra queste, in particolare l'ASL di Pescara non ha una rete delle cure palliative domiciliari e questo, diciamo, è un fatto risaputo fin dal 2019, quando presentai un'interpellanza all'assessore Verì per chiedere, insomma, di attivare sul territorio un servizio specialistico per cure omnicomprensive per persone malate terminali, che potessero accompagnare loro, ma anche i loro familiari, all'interno della propria abitazione verso il fine vita. Beh, tante rassicurazioni, sono passati 2 anni e mezzo da allora, non è stato fatto assolutamente nulla. Il bello è che però la Regione Abruzzo, in particolare la ASL di Pescara, prende dei soldi. Per esempio nel 2019 per l'LP3, per un progetto obiettivo che riguardava proprio l'assistenza palliativa domiciliare, la ASL di Pescara ha percepito 1.200.000 euro. Ora, noi abbiamo cercato in tutti i modi di chiedere che cosa c'è stato fatto con questo fondo, se è legittimo l'uso che ne è stato fatto, di avere le carte, insomma, di questa situazione. Purtroppo alla carenza di queste cure si è aggiunta la mancata trasparenza sia del Ministero a cui abbiamo scritto, sia dell'ufficio ispettivo della Regione Abruzzo. Per questo, a 2 anni e mezzo di distanza, crediamo di aver fatto tutto il possibile, di aver cercato di portare la situazione in consiglio, di averlo richiesto con numerose note, accessi agli atti e conferenze stampa. Nulla è stato fatto. Riteniamo che la popolazione della provincia di Pescara abbia diritto, come tanti altri cittadini d'Italia, ad avere queste cure. Per questo ci rivolgeremo con un esposto alla Procura. Si chiama Si vince a scuola insieme contro bullismo e cyberbullismo, l'iniziativa che si è tenuta questa mattina all'alberghiero De Cecco di Pescara in collaborazione con la Polizia Postale. Il bullismo si vince soprattutto fra i banchi di scuola, e questo il messaggio lanciato questa mattina nell'iniziativa organizzata dal dirigente scolastico dell'alberghiero De Cecco di Pescara, Alessandra Di Pietro, e che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale, di Polizia Postale e Carabinieri. Si inizia dalla scuola, ma la scuola non può agire da sola, bisogna ampliare la nostra comunità educante anche con il supporto di altri enti ed associazioni, oltre che dell'istituzione. E quindi oggi abbiamo creato una sorta di una rete di solidarietà che coinvolge anche l'ufficio scolastico provinciale in prima linea e soprattutto enti come la Polizia di Stato, il Chivanis, la Fidapa e naturalmente anche gli psicologi. All'interno del vostro istituto, professoressa, voi come state operando, agendo in questo senso? Abbiamo fatto nostre le linee guida del Ministero dell'Istruzione e in particolare abbiamo costituito già da un paio di anni uno sportello antibullismo. È un luogo dove i nostri docenti, supportati laddove si ritiene necessario anche da specialisti esterni, psicologi, intervengono quando si tratta di intercettare situazioni di disagio dei nostri ragazzi, di contrastare il fenomeno di bullismo e cyberbullismo. Al progetto hanno aderito anche i ragazzi del comprensivo Borrelli di Tornareccio e della scuola primaria di Orsogna. Ho coinvolto tutti e due questi istituti del primo ciclo perché, insomma, ci sembrava un ottimo segnale riprendere dopo la chiusura, dopo il lockdown, e dare ai ragazzi l'occasione di confrontarsi anche con gli studenti più grandi di un grande istituto, del più grande istituto d'Abruzzo, con il quale abbiamo aperto appunto questa collaborazione per cercare di prendere valori profondi relativi alla cultura della pace, all'accoglienza, alla tolleranza, quindi ci sembrava davvero un buon modo per dare un segnale di ripartenza e per riportare qualche attività significativa in presenza per gli studenti. E come ogni lunedì apriamo l'ampia pagina dedicata allo sport, partiamo dal calcio di Serie C, dal Pescara, il successo di Olbia che ha dato nuova linfa, le speranze rincorsa al terzo posto dei biancazzurri che domani sera avranno un'occasione irripetibile all'Adriatico Cornacchia contro il Cesena in quello che è un vero e proprio scontro diretto di futuro immediato, cioè quello di domani sera, ma anche quello societario. Di quello societario parla il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani, che si dice tranquillo anche in relazione al deferimento che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni da parte della Procura federale per il caso Plusvalenza. Secondo me vanno fatti i complimenti anche all'Olbia, perché l'Olbia ha giocato una grande partita e ci ha messo in grande difficoltà, quindi complimenti a loro. Poi
magari è uscita fuori un po' di qualità da parte nostra e abbiamo fatto due gran bei gol, perché Ferrari ha fatto un bellissimo gol e Frascatore ha tirato fuori dal cilindro un tiro all'ultimo che ci ha portato i tre punti. In tribune ci sono i tifosi, sono quelli che guardano le partite, in panchina sono gli allenatori, quindi dire che sono cambi sbagliati, il mister vede i ragazzi tutta la settimana, quindi fa delle scelte secondo quello che vede. Secondo me le ha fatte sempre con oculatezza, poi una volta magari ti va bene, una volta ti va meno bene. E sono tre punti importantissimi per noi in questo momento. Martedì c'è la partita ancora più importante, che non bisogna assolutamente fallire, perché se vuoi cercare di agguantare il terzo posto, martedì hai solo un risultato. Presidente, nei prossimi giorni potrebbe arrivare questo deferimento di cui tanto si parla e lei ha sempre detto di essere tranquillo, lo è ancora oggi? Ma lo ribadisco che siamo tranquilli, abbiamo piena fiducia nell'operato della Procura Federale, ma noi abbiamo tutte le nostre spiegazioni a tutto quello che probabilmente ci verrà contestato, perché lo ribadisco, noi scambi di figurine non ne abbiamo fatte. E abbiamo tutti quanti i giocatori che sono in attività e stanno giocando, e poi voglio dire, quando si parla di giovani bisogna stare attenti, perché poi se fra due anni magari qualcuno di questi diventa un fenomeno, che facciamo? Ci riprendiamo il deferimento o facciamo il contrario? La questione società, insomma, Pescara prossimo a diventare americano ad aprile, tra qualche giorno, tra qualche settimana? Ma io mi auguro che sia prossimo intanto ad avere una nuova proprietà, poi se sia americana, italiana o inglese lo vedremo spero nei prossimi giorni. L'importante è che arrivi qualcuno o qualcun altro, perché obiettivamente, come ho sempre detto, credo sia arrivato il momento di cambiare, di fare un cambio di marcia, e soprattutto anche da parte mia, che sono 13 anni che, al di là di quello che pensa qualcuno, faccio sacrifici per questa società. Se siamo ancora qua, non è che lo devo, lo dico con orgoglio, e il merito è del sottoscritto. E adesso andiamo in casa Teramo, la bruciante sconfitta con l'Aquila Montevarchi. In guai al diavolo, che domani sera avrà un match delicatissimo in trasferta contro la Fermana. Il portiere biancorosso Filippo Perucchini, uno dei migliori contro i toscani, fotografa una situazione complicata che il Teramo deve raddrizzare. Avrei preferito veramente essere, credimi, il peggiore in campo e vincere la partita, perché sapevamo quanto fosse importante oggi e per fortuna adesso martedì ce n'è subito un'altra altrettanto importante, quindi dovremo essere bravi in poco tempo, in tre giorni, a prepararci bene per martedì, perché martedì sarà un'altra partita più o meno sulla falsa riga di questa. E dovremmo essere bravi per andare a fermo contro una squadra comunque che è a pari punti nostro, e per andare a fare risultato. Sicuramente, ti dico la verità, l'ho visto una volta sola, quindi non... sicuramente l'attaccante loro è stato bravo a buttarsi sul primo palo, poi la cosa che dispiace comunque era una cosa che noi... sapevamo che loro avevano questa soluzione, però ti ripeto, l'ho visto solo una volta, quindi non è che posso dirti più di tanto, dovrei rivederlo anche meglio, ecco. No, non ho percepito nessun tipo di rilassamento, sinceramente non l'ho mai percepito da quando sono arrivato, un momento di rilassamento, perché comunque ci siamo sempre allenati al massimo, ma veramente bene. E poi dopo dispiace che nelle ultime due partite abbiamo portato a casa 0 punti, ne mancano 7, sono 7 finali, sono 21 punti. E bisogna andare su ogni partita, in casa, in trasferta, veramente col coltello tra i denti. Bisogna
ora veramente sono sette finali e a partire da martedì c'è solo una cosa da fare, martellare. Come ti ho detto io prima, comunque abbiamo una trasferta contro una squadra che ha i nostri stessi punti, quindi per forza di cose è una finalissima, come dopo sarà una finalissima col Pescara, con l'Olbia e via dicendo, però sicuramente martedì è la prima finalissima. Scendiamo in Serie D, adesso termina senza reti il derby tutto abruzzese della giornata numero 24 del girone F di Serie D tra Chieti e Vastese. Prevalenza biancorossa, ma la squadra di Alessandro Lucarelli tiene botte e alla fine esce con un punto utile in chiave classifica. Stefano Recanati. Finisce a reti bianche il derby tra Chieti e Vastese, sostanzialmente un punto giusto anche se a recriminare di più al termine dei 90 minuti sono gli ospiti vicini in più di un'occasione alla rete. Bella la cornice di pubblico all'Angelini con la curva Volpi che per l'occasione del centenario dà vita ad una coreografia che ricorda i tempi migliori della squadra nero-verde. Peccato per l'assenza dei tifosi di Fede Aragonese dalla parte opposta, per loro trasferta vietata. Neteatini rientra di Renzo in difesa, nel 3-5-2 di Lucarelli conferma per il tandem offensivo Fabrizio Orlando. Nello scacchiere iniziale biancorosso invece non ci sono Alessandro e Monza, spazio in avanti a Stivaletta. Gara su ritmi da derby vero già dai primi minuti, ma a prevalere sono le due difese molto attente a concedere pochi spazi ai rispettivi avversari. La Vastese prova a sfondare con gli inserimenti da dietro di Pierpaoli, ma il centrocampista in due occasioni viene fermato dalla bandierina su del secondo assistente. Dall'altra parte il più pericoloso è il solito Fabrizi, ma il numero 9 prima manca di precisione, mentre al 26esimo trova la lettura perfetta di Rienzo a dirgli di no. Con il passare dei minuti però cresce la paura delle due squadre nello scoprirsi, ad allora i calci piazzati potrebbero essere la via giusta per sbloccare la contesa. Accade così al 40esimo con un traversone da fermo di Agnello che trova l'incornata di Pierpaoli. Fusco prima e in seconda battuta il palo salvano il punteggio. Gli aragonesi chiudono in avanti la prima frazione con il Chieti che deve dire ancora una volta grazie a Fusco che mette in corner una botta da fuori di Agnello. La seconda frazione si apre sulla falsariga di come si era chiuso il primo tempo, ovvero con la Vastese pericolosa. Stivaletta, oggi nell'inedito ruolo di centravanti, supera sullo slancio Bassini, ma il destro del numero 10 è forte ma manca di precisione. Tre minuti più tardi Di Filippo, dagli sviluppi di un corner a non trovare la deviazione vincente da due passi. Ancora Di Filippo a farsi vedere in area avversaria, che nell'occasione viene messo giù da un intervento al limite di Fusco, ma il direttore di gara dice che si può giocare. Il Chieti prova sempre ad uscire palla a terra, ma come successo nella prima parte di stagione fa difficoltà a concludere in porta. La Vastese vorrebbe approfittarne con Pierpaoli, il migliore in campo, ma la conclusione di controbalzo dal limite chiama ancora una volta Fusco all'insordine. Spinto dal pubblico, il Chieti prova a riversarsi in avanti alla ricerca del gol e protesta al 40esimo quando Koulibaly entra a contatto in area di rigore, ma Leotta di Acciriani fa proseguire scatenando le proteste della panchina ed a farne le spese Luca Orlando che si prende il rosso da parte del direttore di gara. Non c'è un attimo di respiro, è l'ultima occasione per la Vastese, ma la bordata dal limite di Ficara trova ancora una volta pronto Fusco a salvare il risultato. Ora la sosta per ricaricare le batterie alla ripresa Vastese che ospiterà il Tolentino, mentre il Chieti impegnato in un altro derby contro il Castellano. E una rete di Vittorio Esposito regala al Notaresco un successo fondamentale contro un Fano che resta nelle zone pericolose della graduatoria. Il Savini torna alleato principe di un Notaresco a cui basta la rete di Vittorio Esposito nel classico gol dell'ex per piegare la resistenza di un Fano che capitola per l'undicesima volta in stagione. Partita brutta, specie nel primo tempo, moduli speculari e la sensazione di non voler osare più di quanto sarebbe lecito per non lasciare lo scalpo all'avversario. Paroni di casa senza mai influenzato e senza spunti nei primi 45 minuti dominati dai tanti. Troppi errori in fase di impostazione che rendono lo spettacolo davvero povero. A ravvivarlo senza fortuna ci prova Serges con il diagonale troppo stretto, mentre a Pampano sul lato opposto 10 minuti dopo manca il momento dell'assist verso il centro. A fine tempo gol annullato a Dorato, sostituto Di Maio, partito in offside al momento del servizio di Frederick. Tutto qua il primo tempo, musica solo leggermente migliore in una ripresa nella quale Valenti fa capire che il Notaresco vuole provarci. Olivieri attento nella respinta, preludio
studio, questo al vantaggio di casa che arriva al minuto 57 quando Dorato in veste di assist man chiama il rigore in movimento di Esposito che batte Olivieri e firma il gol che deciderà l'incontro. Il Fano a questo punto, non avendo più nulla da difendere, prova a rimettere subito la gara in equilibrio e quasi ci riesce. A stretto giro di Caxio, entrato nel primo tempo per Herrera, indirizza il sinistro verso Shiba, bravo nella ribattuta ma che sarebbe stato inerme sul tap-in, che invece Variale sparacchia le stelle. Tortori tenta dalla distanza con poca precisione, esattamente come quella che contraddistingue la girata di Casolla, bravo a districarsi in area, meno nell'indirizzare la battuta mancina. Padroni di casa che prima di andare in protezione del risultato ci provano con Valenti, l'uomo a cui ci si aggrappa spesso quando davanti le cose girano poco. Tiro alto al 73esimo imbeccato da Esposito, sassata mancina 6 minuti dopo, ancora disinnescata da Olivieri. A questo punto il notaresco passa la linea difensiva 5 di Licaxio, l'ultimo velleitario tentativo prima del triplice fischio che regala ai rossoblù due settimane da vivere serenamente in attesa della ripresa che porterà allo sprint finale per i primi posti. È tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale. I servizi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. A me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi un buon proseguimento di giornata.